Salve a tutti amici del tubo, bentornati in un altro grandissimo video. Allora, sono appena tornato dalla miniera e ho preso un bel gruzzoletto di roba. Ve lo mostro subito. Eccoci qua, abbiamo 12 diamanti, un bel po' di carbone, ossidiana, oro, ferro quanto basta, lapislazzuli. C'è un po' di tutto e soprattutto il resto. Allora, inizio ad avere una bella dose di ferro, quindi potrei iniziare a fare delle rotaie che mi conducono più velocemente al dungeon. E adesso mettiamo a cuocere tutto il resto e poi vi faccio vedere una bella sorpresa. Allora, vediamo un po'. Guardate quanto resto non ci abbiamo. Che poi non c'è anche ci serve tantissimo, quindi vediamo di usarlo in qualche modo. Ancora un sacco di flint. Possiamo fare gli accendini. E portiamo anche l'ossidianico. Sì, così basta. Adesso guardate la magnifica scultura che ho fatto. È una super spirale d'acqua. Ci ho messo un giorno per farla. Naturalmente tutto il survival. Arriva fino alle nuvole. E la cosa più bella è che, come speravo, da lontano il vetro non si vede, si vede solo l'acqua. E fa un effetto veramente micidiale. Stupendo. Lo mostro subito. Allora, andiamo un po' più lontano, vediamo un po'. Così dovrebbe bastare. Adesso eleviamoci di un po'. Ok. Eccoci qua, guardate com'è magnifico. Si vede una super spirale d'acqua che sembra che sia più giù, ma siccome è più indietro della torre di segnalazione, sembra che sia più bassa, ma in verità arriva fino alle nuvole. No, comunque è una bella cosa, totalmente decorativa, non ha nessuna funzione, però è un'altra cosa in più che c'è nel mio mondo. Poi avevo intenzione di... Ah sì, vi devo far vedere il nuovo... Oddio, questi alberi come rompono le scatole. Elevatevi! Io ho voluto fare la coltivazione di alberi, ma non è che serva poi così tanto, visto che il legno ce l'ho parecchio. Ok, entriamo pure da qua. Non c'entro mai da qua. Spazzerò la scala. Ho fatto un sistema di raccoglimento molto veloce. Ovvero ci sono queste slab. Quindi io butto l'acqua. L'acqua va solo negli spazi vuoti e posso raccogliere tutto. Quindi è molto veloce, pratico. E l'unico problema è che per ripiantare devo fare tutto a mano, ma pazienza. Lo stesso per qui, tranne che non posso passare tra slab e slab perché c'è il soffitto è troppo basso purtroppo. Oh, qua abbiamo una bella coltura di cani da zucchero. Ne ho trovata solo una e da una ne ho fatte 100.000. Guardate quante sono. Ma non ho neanche quasi più voglia di raccogliere. E qua giù invece c'è il cactus. Lo stesso, ho trovato fortunatamente due cactus, uno sopra l'altro. E ho capito anche rotta l'armatura. E ci ho fatto un bel impero. Quindi no, stiamo sviluppando ancora di più il mondo. E ragazzi, vi invito a scaricare la versione 0.9.3 se non l'avete ancora. C'è il link nel mio video. E niente, adesso avevo detto che prendiamo un secchio di lava, però me lo sono dimenticato. Beh, adesso andiamo da mangiare alle mucche, alle pecore. Più alle mucche che alle pecore, perché le pecore sono abbastanza. Vai, non lo basta. Poi volevo fare tipo una specie di fontana, un'altra cosa. Comunque, un'altra cosa decorativa. Però non so bene cosa fare.
Potrei benissimo recintare tutto. Tutto intorno qui, in modo da impedire agli zombie di venire e mettere torce ovunque in modo che non spawnino. Boh, non so cosa fare. Ci fosse la barca, che poi non capisco perché. C'è il Minecraft e poi non c'è la barca in Minecraft, vabbè. Qui almeno ci potevo fare, che ne so, un tangi russo con la barca in discesa. Potevo inventare qualcosa. Vabbè, per la prossima volta avrò sicuramente inventato qualcosa. Blocchi di oro ce ne abbiamo un po'. Blocchi 2 ce ne serve di più per fare il Nether Reactor Core. Guardate che cosa voglio fare, eh. In futuro useremo questo, il Nether Reactor Core, che serve per fare una combinazione particolare di blocchi, serve per fare, diciamo, il Nether, però senza andare nel Nether. Una cosa un po' strana. Sicuramente l'avete già fatto, però ci ho fatto anche un video a riguardo e in futuro non so quando lo faremo. Ah, ho intenzione, sì, di fare dei blocchi d'argilla colorata perché erano bellini. Credo sia ancora a casa. Però non se ne trova di argilla. Meglio se ne faccio di lana, perché però le argille sono più belline. Veramente, veramente difficile trovare l'argilla, anche se solitamente si trova facilmente. Invece in questo mondo è parecchio difficile. Guarda, per esempio, qui del colorante. Per colorarli ce ne vuole 8, giusto? Queste cose complicate. Se mi cacao dove li trovo, per esempio? Dalle piante attaccate agli alberi, però mi sembra il bioma della giungla, ma è parecchio lontano il bioma della giungla. Un po' difficile fare tutte queste cose. Pensavo di andare di qua. Cercare se c'erano dei blocchi d'argilla, ma è notte, poi non li vedo. Vediamo un po'. Devo spaccare il letto, non mi ricordo, ma è possibile. Non mi ricordo mai se bisogna tenere premuto o se bisogna cliccare una volta. Tutti questi oggetti. Spacchiamo qualche albero. Poi la legna futura ci servirà. Sì, dai. Mettiamo un po' di pecore. Ce ne sono troppe. Pecorelle, buongiorno. Potrei benissimo raccogliere con le forbici, però preferisco ammazzare perché mi divertente. Vai, vai, divertiti. Piano, piano, uno per uno, Dio. Te, mi dispiace, sei un forever alone. Da solo, sì, non ti vuole nessuno. No, state dentro, ecco, è uscito. Mi dispiace, non dovevi uscire. Entra dentro, muoviti. Ah, non puoi entrare. No, chiudi, sì. Ok. Così rischio di fare il casino veramente. Serio, ragazzi. Non so esattamente che cosa fare. Non c'è nulla, no. Mi verrà in mente qualcosa per la prossima volta. Farò una struttura però fino a metà e la finirò con voi. Così almeno avete più svago. Potete. Ah, già, questa era la vecchia torre con cui mi aiutava a costruire quello lì.
perché non era così facile. Sembra strano, ma ho portato fino a metà il piccone di diamante. Non è mai successo. Vabbè, che ho spaccato un sacco di blocchi, però. Spaccati. Tra l'altro, Minecraft Pocket Edition c'ha molta più distanza di, possiamo definire, lo spaccamento blocco. Cioè, arriva, fa molti più blocchi. Minecraft su potevi fare, ne fa 3. Poi si costruisce anche più velocemente. Un po' di meno, se no oddio. Ok, va bene ragazzi, per questo episodio siamo tornati dalla miniera. Se è raccolto, si è fatto un po', io vi ho mostrato che cosa ho fatto, questa grande scultura che avrei voluto finirla con voi, però poi per questione di tempo ho dovuto finirla subito e andare in miniera perché mi servivano materiali. Quindi per la prossima volta facciamo una nuova grandissima scultura o decorazione che sia, e la finirò con voi. Quindi grazie di aver visto il video, spero che vi sia piaciuto. Se no, mettete un non mi piace. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, che è sempre gradito. Commentate se avete qualcosa da chiedere o consigli, pareri o sì, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!